Finale tricolore all'orizzonte per i diavoli Vicenza che ancora una volta lancia il guanto di sfida al Milano Quanta con in palio lo scudetto dell'hockey in line. Italiano aggiungere all'ultimo atto sono le due favorite della vigilia dopo aver messo in pista i rispettivi roster di giocatori al gran completo nel corso dei playoff. Primo atto sabato 8 maggio con la serie di finale che esordisce che sarà al meglio delle 5 gare. Chi ne vince 3 in pratica trionfa e si aggiudicherà il trofeo 2021 sia per la formazione iberica in base al Pala Ferrarin di Vicenza che per la pluripremiata compagine menichina imbottita di Vicentini, a partire dal coach Luca Rigoni, omonimo del calciatore più famoso. Si arriva lanciatissimi all'ultimo atto della stagione, dopo le semifinali senza macchia, con un 3-0 rifilato ai Ghost Padova e all'altra squadra della nostra provincia in corsa, l'Asiago Vipers. Rispetto al passato recente, che consta 8 titoli consecutivi conquistati da Milano, di cui gli ultimi 5 con l'attuale denominazione, forse stavolta sono proprio i biancorossi di Angelo Roffo a partire con qualche chance in più sulla carta e non da sfavoriti o addirittura come vittime sacrificali. A sancirlo sono soprattutto gli score di una stagione in formato inedito a causa dell'epidemia che tra l'altro non ha consentito di assegnare il titolo 2020. Per il club iberico, primo posto nel girone, 39 punti nel master round e dominio assoluto in regular season con margine di 16 punti sulla seconda. Sono successi anche nei playoff, estromettendo prima Monreale nei quarti, poi Padova nel derby Veneto, con fattore di pista a favore. Sull'altro fronte, in semifinale, gli altopianesi, dopo aver sgambettato l'Ostico Ferrara 4-1 esterno e 5-3, servive una nuova impresa contro i milanesi, che hanno però prevalso nei tre duelli 3-1, 7-2 e 3-0.